Il tiro della disperazione fuori misura di Baldi Rossi sulla sirena decreta l'impresa. Iesi batte la capolista Trento 87-84 e conquista due punti capitali in chiave salvezza. Grande giornata quella vissuta al Palatriccoli da un'Aurora che può portarsi a più 6 su Forlì e celebra al tempo stesso il successo sulla prima della classe. 19 di Maggioli, 18 di Migliori, 16 di Borsato, 14 di Santiangeli, 10 di Jukic e Duver sono i numeri di una serata che vede l'Aurora scattare in bello stile nel primo quarto e poi tener duro quando c'era da giocarsi testa a testa la vittoria nell'ultimo. La Fiani BPA parte bene, 28-17 dopo i primi 10 minuti, con il frombolieri arancioblu a far male da 3 e Trento ottenuta sul Kivala da ritmi alti ed intensità. L'ingresso in gioco di Spanghero su sponda Trento scompagina le carte e serve la rimonta. Una sola lunghezza separa le due squadre all'intervallo lungo, 46-45, e il tiro in bolla ravvicinato è da lì in avanti il leitmotiv del resto del match. Iesi trova pillole importanti da 3 con Uvere Migliori, Trento tiene il passo con Trisce e Pascolo, fino al finale sul filo del rasoio. Trento aggancia con Trisce l'86-84 dopo il pallone rispedito nella sua metà campo da un Migliori all'unico errore di giornata. Dall'altra parte Maggioli va in lunetta a 3 secondi dalla fine, ma fa solo 1 su 2. 3 secondi col brivido, ma Baldi Rossi, chiuso in angolo, non trova lo spiraglio giusto e Iesi festeggia.